RLB Radioattiva la notizia. Una notizia dopo l'altra con RLB Radioattiva. Si avvicina tutta una serie di scadenze anche elettorali importanti, tra queste anche il rinnovo del Consiglio Comunale, in questo caso di Cosenza, ma chiaramente di tante amministrazioni. E noi abbiamo pizzicato ad un momento dall'entrata in aula il senatore di 5 Stelle Morra, che è spesso il nostro giornalista in più, anche perché gli chiediamo un commento veloce sulla composizione della lista di 5 Stelle di questi 34 esponenti. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, intanto devo dire che le 34 persone si sono offerte, hanno dato la loro disponibilità al fine di essere poi vagliate dalla comunità degli attivisti e degli iscritti certificati, affinché poi il gruppo possa decidere con la miglior consapevolezza possibile. Intanto siamo fieri di aver ottenuto delle disponibilità autentiche di persone che, pur in presenza di obiettive difficoltà, perché far politica significa diciamo così, cambiare anche la propria esistenza rispetto a come siamo abituati soprattutto al sud, pur tuttavia queste persone hanno deciso di dare una mano al movimento, perché hanno compreso che c'è necessità appunto di mettersi l'elmetto in testa. Ormai non si può più rinviare il momento dello scontro, perché questo è uno scontro fra chi vuole effettivamente provare a far sopravvivere la nostra civiltà e chi invece vuole, continuando a conservare certi meccanismi, far affossare la stessa. Noi dobbiamo risolvere alcune emergenze, per esempio immagino dal punto di vista demografico ed economico quanto siano vergognosi i dati che accompagnano il nostro capoluogo di provincia, la nostra provincia tutta. Ce ne necessità di riprenderci in mano quantomeno le tutele della nostra dignità. Non possiamo permettere che i nostri giovani continuino ad emigrare, non possiamo permettere che tutto sia centrato sulla politica dell'apparenza, quando invece ci sono soggetti che vanno tutelati più degli altri, soggetti la cui dignità non può essere offesa dalla mancanza di rispetto, per esempio per chi è portatore di handicap, per chi vive una situazione lavorativa difficile, per chi semplicemente è giovane e paga il conto perché è giovane appunto. La nostra città deve tornare ad essere altro, deve tornare ad essere una città di cultura e soprattutto una città fiera delle sue radici. Ecco, la domanda che volevo fare, in genere, non so se anche il Movimento 5 Stelle lo fa, in genere con l'arrivo della con l'avvicinarsi della consultazione elettorale, e non è sicuramente roba che appartiene al vostro movimento, gli apparentamenti e quant'altro, però in qualche modo si sonda un po' il terreno. Ora, un po' all'americana, da un po' di anni a questa parte i partiti politici fanno il sondaggio, testano la preferenza, come vorrebbero che il partito cambiasse. In effetti il Movimento 5 Stelle su questo è avanti, bisogna riconoscerlo, perché ha incentrato tutta la politica mediatica sulla rete. Però per quanto riguarda la città di Cosenza, abbiamo, non lo so, dei sondaggi, delle previsioni di gradimento, di inserimento? Ma guardi, noi i sondaggi li facciamo quotidianamente fra la gente, e la gente è stanca, i cittadini sono stanchi, i cosentini sono stanchi di essere amministrati da un potere che troppo spesso, piuttosto che essere di servizio, e di sopraffazione, per cui noi ci rivolgiamo soprattutto a quelle persone libere che vogliono riconquistare una politica al servizio della cittadinanza e dei cittadini tutti. Noi pensiamo che per esempio l'azione amministrativa del comune non debba essere concentrata al cosiddetto salotto buono della città, perché la città innanzitutto va effettivamente unita. Cosenza è come se avesse delle isole fra di loro non dialoganti, delle isole proprio sprovviste di alcun ponte comunicativo, per cui questi quartieri, questi ghetti, il centro storico, via Popilia, e uso volutamente il sostantivo ghetto, perché si è realizzata l'idea di una enclave chiusa, debbono tornare ad essere non più zone incapaci di rapportarsi al resto della città, ma zone in cui la città è viva, per cui
ci deve essere una conurbazione e l'azione del comune non deve essere incentrata soltanto a lavorare nelle zone frequentate dalla borghesia benestante e così via. Certo, anche quella va attenzionata, Valenza. Però Cosenza è anche per esempio Donnici, Cosenza è anche Via degli Stadi, Cosenza è anche Via Cosmai, e sono tante zone che hanno necessità di un'attenzione che in questi anni è mancata. Noi abbiamo demograficamente subito con quest'ultima amministrazione un'emorragia di circa 2000 unità, se non ricordo male, e su questo bisogna ragionare. Naturalmente noi non diciamo di avere immediatamente le soluzioni, ma abbiamo quantomeno contezza del problema. Certo. Perfetto, noi la ringraziamo. Ringraziamo, senatore. Di che cosa parlate questa mattina? Cosa c'è all'oggetto? Guardi, come al solito è stata posta una questione di fiducia finanche sull'omicidio stradale, perché il governo, avendo all'interno della maggioranza differenti posizioni, è costretto ogni giorno a porre la fiducia anche su provvedimenti che non sono politicamente decisivi. Speriamo che in un futuro anche questo Stato, questa nazione possa domandarsi seriamente su quanto possa essere legittimo questo governo che è stato votato non si sa da chi. Va bene, grazie. Senatore. Dai poteri forzi della finanza internazionale. Questa è un'altra cosa, forse. Probabilmente. Buongiorno, grazie mille, senatore. Grazie. Buona giornata, buongiorno. Buon lavoro. Buongiorno.